Abbiamo fatto per necessità le prime quattro puntate di Gazebo in differita, o di qualche ora o forse di un giorno. E mi pare che la prima l'avevamo girata il sabato per la domenica e questa è una scena che Diego ama raccontare perché anche per me poco cambiava se ero in diretta o no, ma c'avevo talmente tanta tensione, tremavo, tremavo. Lui infatti mi ha messo questa mano sulla spalla e ha sentito proprio sta vibrazione, capito? E poi dicevo sempre, ma io che devo dire? Mirko, tu sei te stesso, di quello che ti pare. Sì, ma io che devo dire? Vabbè, Diego ti viene lì, ti fa la domanda. Ma quale domanda? Poi sono andato da Diego e lui dice che me l'ha detta, però è probabilmente vero, solo che io ti dico, la tensione era proprio, rischiavo l'infarto. E niente, lui mi ha detto faremo l'esame, parleremo dell'esame della sinistra, mi pare italiano. E io questo non l'avevo proprio recepito. Quindi lui entra, io stavo poi, ero segregato nello studio a fianco al nostro, quello di affari tuoi, dei pacchi, no? E mi disse, entrò. E io proprio il cuore, mi dice allora Mirko, di che cosa parliamo oggi? Allora io dice, parleremo dell'esame della politica. E io di sicuro non potevo fare scena muta, questo sapevo. Io proprio tabula rasa, mi ricordo che l'ultima volta che ero stato così all'esame di maturità, che ero proprio diventato pallido. E lui più specificamente, Mirko, entriamo dentro, io faccio l'esame della Costituzione, cioè proprio una cosa che non c'entrava nulla, assolutamente nulla con quello che. E lui infatti un po' stizzito mi sposta, capito, come dire, no, parleremo del centro-sinistra, capito così. E io proprio lì ho detto no, ho sbagliato tutto, peggio non potevo cominciare. Poi in studio pure non riuscivo a dire il titolo di un film dove aveva lavorato Valerio Mastandrea che era presente lì. Insomma, andammo a mangiare la pizza con questo morale sotto, almeno io, proprio il morale sotto i piedi. Ho fatto porca vacca, vabbè Dante preoccupa, vabbè Dante preoccupa. Finiamo di mangiare la pizza, lui torna su a vedere il registrato, dopo un'ora torna giù, io sempre sconfortato così, no? Con la mia ragazza, Madonna che figuraccia, entra dentro la macchina che rideva. Ho fatto oddio, ma perché ride? Mirko non puoi capire, Mirko non puoi capire. Ho fatto che è successo? È andata bene, il tuo pezzo fa ride, ho fatto davvero, ma io pensavo di aver sbagliato tutto. E lui, Mirko, tu hai sbagliato tutto, però fa ride, ma davvero, e vai, andiamo a bere, andiamo a bere. Cioè, quel momento non me lo scorderò mai, è stato proprio eccezionale, eccezionale.